caro cardinale, ricevi la berretta rossa come segno della dignità del cardinalato, a significare che devi essere pronto a comportarti con fortezza fino all'effusione del sangue per l'incremento della fede cristiana, per la pace e la tranquillità del popolo di Dio e per la libertà e la diffusione della Santa Romana Chiesa. Ecco, un applauso al cardinale. Il Santo Padre Francesco invia un anello al nuovo cardinale con l'effigie dei santi apostoli Pietro e Paolo. Ricevi l'anello e sappi che con l'amore del principe degli apostoli si rafforza il tuo amore verso la Chiesa. Ad onore di Dio Onnipotente e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, il Papa ti affida il titolo dalla Chiesa di Roma in Santa Maria in Trastevere ed io ora ti leggo la bolla del Papa con cui ti affida la custodia di questa Chiesa di Roma. Questo è il testo latino della bolla e secondo lo stile di sempre della Santa Sede in latino, firmato dal Santo Padre, e io adesso glielo consegno e vi leggo il testo italiano. Francesco, Vescovo di Roma, servo dei servi di Dio, al venerato fratello Loris Francesco Capovilla, arcivescovo titolare di Mesembria, eletto cardinale di Santa Romana Chiesa, salute e benedizione. Avendo ritenuto opportuno di annoverarti nel collegio cardinalizio per le tue preclare doti e per i tuoi meriti verso la Santa Chiesa Cattolica, con la nostra autorità apostolica ti nominiamo cardinale dell'Ordine dei Presbiteri, con tutti i diritti e i doveri propri dei cardinali, e ti assegniamo l'insigne Chiesa di Santa Maria in Trastevere in Roma. Al Rettore, al Clero e agli addetti di tale Chiesa giunge il nostro appello di accoglierti con animo lieto e di accompagnarti con affetto. Inoltre, mentre siamo felici di averti annoverato nel Senato della Chiesa Cattolica per restare a noi di aiuto e per dare onore alla sede di Roma, eleviamo le nostre fervide preghiere a Dio perché ti ricolmi dei Suoi doni e ti sostenga sempre con la sua grazia. Data a Roma presso San Pietro il 22 febbraio dell'anno del Signore 2014, primo del nostro pontificato, firmato Francesco. E adesso terminiamo con un rito conclusivo questa nostra significativa cerimonia. Preghiamo. Dio, la cui universale via è sempre la misericordia e la verità, sostieni con la tua munificenza le tue creature e ciò che non è possibile all'umana fragilità, accordalo misericordioso con la tua grazia, affinché questo tuo servo, il cardinale Loris Lorenzo, edificando costantemente la tua Chiesa e fondato nell'integrità della fede, risplenda luminoso nella purità di mente, a servizio della Santa Chiesa di Dio, per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Benediciamo.